Benvenuti ad Alice Club, oggi vi portiamo a Napoli, per la verità poi faremo un altro giro perché ospitiamo due personaggi, ci parleranno di uno degli emblemi della napoletanità, ma anche della Campania, ma anche dell'Italia, sto parlando della pizza. Quindi subito vi presento Francesca Marino, che è una amica di Alice Club, bentornata, grazie, nutrizionista, ma poi anche creatrice di My Social Recipe, che è il primo sito dove si possono depositare, quindi tutelare le proprie ricette, quindi sì. un'appassionata di cibo in senso vero. A 360 gradi. Esatto, esattamente. E ospite con Francesca Antonio Troncone, pizzaiolo, ben Buongiorno, trovato, ben trovato. grazie. Grazie per aver accettato l'invito, per È un essere qua a onore raccontarci della buona pizza fritta, per me, grazie. Certo, giusto? Uno sì. degli emblemi. Peraltro, l'arte del pizzaiolo napoletano, come in questo caso quella di Antonio, è stata finalmente come dire, tutelata, sarà tutelata dall'UNESCO, quindi è un patrimonio davvero immateriale dell'umanità. Finalmente, Finalmente, sì, vero? Tu sei stata finalmente. coinvolta in questa pizza UNESCO. Sì, dal 1997 che non avevamo un riconoscimento così importante, perché dal riconoscimento di STG finalmente abbiamo avuto questa grossa soddisfazione, cioè il Certo. riconoscimento dell'arte del pizzaiolo come patrimonio immateriale dell'umanità. È un patrimonio infinito, un emblema della nostra tradizione ed è il patrimonio di un'intera comunità che Sì. ormai va oltre Napoli, va oltre l'Italia e ne siamo fieri. E io sono fiera di rappresentare questo qui oggi con voi. Io penso che sia anche secondo me più importante rispetto alla tutela di un prodotto, perché si tratta comunque della tutela di una professionalità, no? Certo. Di una conoscenza, di una sapienza, Modo di fare, di arte. modo di raggiungere, insomma, di creare una pizzeria. Che poi il modo di fare si traduce nel modo di essere in qualche Certo. modo, no? Cioè nel senso che è tutto connesso e anche nel modo di proporre il prodotto. Quindi anche qui gli aspetti Sì. nutrizionali, anche qui l'attenzione sull'ingrediente. Si premette che ogni pizza è diversa a base, diciamo, a partire dal pizzaiolo che la fa, cioè nel Certo. senso che sono un milione di pizzaioli, ci sono un milione di pizze Certo, diverse, perché un infinite. po' l'impasto ha un po' una magia, no? E da un punto di vista nutrizionale la pizza sappiamo bene che è possibile mangiarla, è una degli emblemi della dieta mediterranea. E la dieta mediterranea la prevede una volta a settimana, quindi senza esagerare troppo e stando Certo. attenta un po' ai condimenti, perché Ovvio. non è tanto il panetto, anche perché le farine di Antonio sono farine quasi tutte semi-integrali, sono delle farine insomma più leggere o che quantomeno conservano la crusca e il germe di grano, che sono quelle che hanno più valori nutrizionali Certo, interessanti in certo. termini di vitamine e di sali minerali. Assolutamente. Quindi bisogna stare attenti al condimento. E poi sai, Quindi la pizza fritta. Vabbè, ma questo è un altro discorso. Allora, Antonio, tu nella tua pizzeria Fresco Caracciolo, che è sì. una delle tue delle pizzerie, no? Perché ce ne sono Sì, un paio a sì. Napoli, Allora, sono Londra. tre su Napoli, poi abbiamo una a Roma e poi abbiamo una a Londra, poi ci saranno altre aperture della Aperture, società, sì. assolutamente. 2018. Allora, partiamo subito con questa 2018. prima pizza che troviamo in carta. O ce Sì, l'hai no, regalata? questa qua ve la regalo Ah, e questo è proprio, un regalo solo assolutamente. per Alice Club. Allora vi racconto quali sono gli ingredienti di questa cartolina, giusto? Se mi ricordo Sì. bene. Allora segnatevi: cartolina fritta al forno, 150 ml di acqua, 260 g di farina 00, 13 g di sale lievito, 280 g di burrata, 240 g di salmone, 100 g di sedano bianco, 100 g di porro, 100 g di pomodoro San Marzano secco. Allora, vediamo Antonio all'opera. Vieni. Il panetto. Quanto pesa? Perché la Allora, pizza fritta è un po' più piccola, sì, vero, questo panetto è un rispetto? panetto di 80 grammi. Va bene, 80 grammi? Si può Si fare. può fare. Però è una Lo semi-integrale, stress. dai. Mi viene lo stress qua. Ci ha concesso 80 grammi Ma qua anche la qualcosina in dottoressa. più, Troppo eh? Mamma severa, mia, veramente. Poi non gli abbiamo detto che è fritta. Allora, la allora la dobbiamo. stendiamo in modo diverso. L'ho visto, Sì, perché? è una mia idea. Una mia idea per dare un po' di diversità in effetti alle nostre pizze. Ok, a quello che proponi. Quindi Sì. la stendi per lungo, non la fai tonda, ma la fai Sì. lunga. Sì. Ma poi la farcisci così lunga? Sì, di Ah, ok, lungo, la sì. lasci così Sì, lunga. sempre di Quindi lungo. per dare una, così, una forma, Una una forma diversa alla proposta pizza. Sì, una diversa. proposta diversa. Eccola là.
Oh, poi dopo adesso andremo, quando ci racconterà il resto degli, ingredienti, sentiremo l'urlo. Senti, Napoli è ancora in festa, immagino, vero? Sì, voi che siete da quelle parti. I festeggiamenti sono appena cominciati. Mi sa che non finiranno mai. Siete poi anche la città ideale per il festeggiamento, sì. Perché... Napoli è la città delle feste. Esatto, cioè, troviamo sempre un motivo per festeggiare. Fuochi d'artificio, tu vai a Napoli un giorno qualsiasi, mercoledì ci sono i fuochi d'artificio, dici ma come mai? No, perché c'è, non si sa, il battesimo, la comunione, cioè festeggiamento, anche di giorno i fuochi d'artificio, a me è capitato, dico ma che vedono? Niente, però c'è questo scoppiettio esatto, continuo, esattamente. Meno male. Stupendo. Quindi anche per voi, Antonio, avere un riconoscimento così, non che ce ne fosse bisogno del riconoscimento dell'UNESCO per l'internazionalità, ma certo è un, come dire, un imprimatur importante, vero? Ti serve carta? Diciamo che non deve essere letto come l'ennesimo marchio, no? No. Non è nulla che ha a che fare con il, diciamo, con il business inteso come aspetto commerciale. Questo è un riconoscimento che è anche un po' un buon augurio nei confronti dell'arte dei pizzaioli napoletani, a poter istituire per esempio dei corsi per pizzaiolo all'interno degli istituti alberghieri, perché ahimè oggi ancora non ce ne sono. No, quindi certo. Questa è una cosa importante e che tutti noi stiamo cercando di promuovere per dare la possibilità a tutti di imparare seriamente e soprattutto senza dover per forza accedere a corsi privati che sono spesso brevi e anche molto costosi. Sì, quindi certo. Dare la possibilità di fare questo e anche per esempio promuoviamo la possibilità di istituire e di creare un museo per l'arte della pizza napoletana, certo. Perché mi sa che ce lo meritiamo, sono centinaia e centinaia di anni di storia, sì, di queste, di grande tradizione e di tecnica, perché c'è l'ammaccamento, c'è lo schiaffeggiamento, insomma ci sono tutti questi momenti un po' che fanno parte della tradizione napoletana, mm-hmm. che devono essere fissati e con questo riconoscimento ci stiamo riuscendo. Assolutamente. Senti Antonio, questa cartolina, che cartolina è? Che cosa racconta? Che allora, paesaggio questa racconta praticamente la tradizione napoletana, perché mm-hmm. in effetti, come voi ben sapete, Napoli ci dice che la pizza fritta a Napoli è un'istituzione, oltre ad essere una pizza al forno. Certo. Ovviamente poi tutti i miei colleghi, ognuno la fa in un modo, ognuno uh-huh. ha un modo di interpretare la pizza napoletana. Uh-huh. A me piace molto essere tradizionalista, però poi allo stesso tempo essere anche un po' di innovazione non fa mai male. Certo. Aspetta, ti do un altro cucchiaio, aspetta un attimo, ti vedo. Quindi comunque la tradizione va... Perché del resto se si vuole andare avanti bisogna sapere da dove si parte, bisogna conoscere le proprie radici, però è anche giusto che una volta che si sanno, si scoprono e si conoscono si possa provare a, no, a variare, a trovare delle formule diverse. Ovviamente in tutto questo se tu non si devono sapere conoscere bene i prodotti poi alla fine... Certo, beh, direi altrimenti che è fondamentale. Non riesci, altrimenti non si riesce a bilanciare bene tutto. No, certo, quindi è... importante. A proposito di bilanciamento, ecco, diciamo, ha detto la parola magica, bilanciare. In questo piatto c'è un po' il sacro e il profano, no? Da un punto di vista nutrizionale. Franci, ma tu per chi sei qua? Che è una bomba. Non lo so, perché io, guarda, sarei rimasta volentieri a parlare dalla tua parte. Sto scherzando, vabbè, lo sa. Però c'è anche una buona notizia. Dimmi. C'è il salmone. Ciao, allora, cioè una pizza fritta con la burrata e facciamo finta che non c'è. Poi c'è il salmone, che invece è sano. Poi ci mettiamo il qua. Vabbè, abbiamo parlato della farina, la burrata è un po' borderline, colesterolo, grassi saturi, oltre quindi borderline. Non è oltre il borderline. E poi invece c'è il salmone che salva tutto. Che è un po' più salva tutto, perché comunque proteine ad alto valore biologico, acidi grassi buoni, quindi che ci ripuliscono dal danno che ci ha fatto la burrata. Quindi c'è un bilanciamento tra la burrata e il salmone. Va bene. Non proprio perfetto. No, diciamo però, che dopo ci mangiamo l'ananas. Lo scherzando. Sì, perché l'ananas dicono che scioglie i grassi. Quelle persone che fanno questi pasti incredibili che poi alla fine... Che ha una fettina d'ananas? Esatto, perché mi scioglie i grassi. No. Invece ho visto che hai messo un pezzettino di pomodorino secco. Sì, pomodoro San Marzano. Sì. Pomodoro San Marzano secco, sedano, uh-huh.
Sedano va bene, no? Sedano diuretico. Va bene, diuretico, lassativo, aromatico. E poi c'è il porro. Fresco. Il porro, E il porro? Il porro anche, il porro si può fare. Hai visto? Abbiamo in qualche modo così cercato di equilibrare un po' la burrata. Tonio, pure tu, però sei proprio partito con meraviglia delle meraviglie. Allora, guardatela bene, perché quando torneremo dalla pubblicità non ci sarà più. Scherzo, non è vero, ce la teniamo. È fantastica la cartolina che arriva, però da dove questa cartolina? Perché è campana ma fino a prova contraria, perché il salmone da dove ce la spedisci secondo questa te? Questa te la spedisco da Napoli, assolutamente. Assolutamente da Napoli, va bene. Allora, ingredienti per la cartolina. Segnatevi tutto quello che serve per preparare questa golosissima pizza fritta. Cartolina fritta al forno. Vi servono 150 ml di acqua, 260 g di farina 00, 13 g di sale, del lievito, 280 g di burrata, 240 g di salmone, 100 g di sedano bianco, 100 g di porro e 100 g di pomodoro San Marzano secco. Per le dosi sono per quante pizze? 4 porzioni, sì, quindi 4 pizze, va bene. Allora, la pizza cartolina vi saluta, vi abbiamo spedito questa prima cartolina, poi ci rivediamo dopo la pubblicità per una seconda ricetta, naturalmente, ma si può assaggiare adesso, sì? Vabbè, certo. Ci vediamo dopo, ciao! Bentornati ad Alice Club, noi siamo a Napoli, stiamo festeggiando il patrimonio immateriale dell'umanità, ovvero l'arte del pizzaiolo napoletano, accanto a Francesca Marino, ben trovata di nuovo. E naturalmente, caro Antonio, tu sei qui, anche Antonio Troncone, ben trovato anche a te, ritrovato anzi, ritrovato. Perché noi abbiamo già fatto una pizza che non mi hanno fatto toccare, vi vorrei dire, durante la pubblicità, e infatti è ancora tutta intatta lì. Invece nella pizza che stiamo per preparare, che è una pizza montanara fritta, sì, sempre, però è anche al forno. Al forno, la ripassiamo nel forno per dargli un po' di compattezza ai prodotti che andiamo a mettere su. Ok, ci sono dei prodotti molto particolari, soprattutto poi nel condimento, quindi andiamo subito sull'ingrediente, perché poi chiederò alla dottoressa Marino di raccontarci la storia di questo pomodoro che sto per nominarvi. Allora, pizza montanara fritta e al forno, vi servono 300 ml d'acqua, farina 500 g di farina 00, 15 g di sale e del lievito, 160 g di pomodorino a piennolo, 160 g di pomodoro vernete cosannita, 120 g di oliva di carità nere, 400 g di baccalà, del prezzemolo, l'origano e i capperi. Allora, partiamo proprio dall'aprile, ne parlavamo durante appunto l'interruzione pubblicitaria, questo pomodoro sannita, vernete cosannita. Un pomodoro che era scomparso, mi raccontavi. Sì, grazie al gruppo Fresco, grazie ad Antonio Troncone, questo pomodoro è stato riqualificato. Il pomodoro vernetico sannita viene coltivato nelle zone subappenniniche del Beneventano, quindi nella Valle Telesina, ed è un pomodoro particolare, chiamato vernetico dalla parola napoletana, dal dialetto Viern, cioè vuol dire inverno, okay, perché è un pomodoro che non va soggetto a sovramaturazione e quindi lo ritroviamo anche d'inverno. Ma come viene, diciamo, custodito questo particolare pomodoro? Viene raggruppato in grappoli chiamati piennoli e messi al di fuori delle case, messi in apposite strutture fatte con la canapa. Ed è una tecnica antichissima della tradizione ed è possibile conservare questi pomodori in questo modo grazie ad un gene, il gene NOR, che è responsabile di questo ispessimento della buccia, che fa sì da poterlo conservare anche per l'inverno. E questo era importantissimo per i contadini, certo, dell'epoca, perché ovviamente avevano delle riserve di vitamina C anche in inverno. Chiaro. Quindi è un pomodoro particolare, unico, e dobbiamo ringraziare proprio loro che sono riusciti in questa grande impresa. Antonio, un privilegio quello di lavorare dei prodotti così interessanti, certo, vero? Prodotti veramente di alta qualità. Sì. E poi è un privilegio per me, perché lavorare con la natura per me è fondamentale. Eh sì, indubbiamente, è un aspetto fondamentale per il tipo di lavoro che fai, ma anche probabilmente per come sei, no? Per quello, certo, perché se poi decidi di fare questo mestiere c'è anche un rapporto particolare con l'ingrediente, aspettala, anche se tu ti sei portato la meraviglia. E poi non dimentichiamo anche gli aspetti nutrizionali. Ti prendo questo, lo vuoi appoggiare qua? Sì, grazie.
Che bellissimo. Sì, certo, gli aspetti nutrizionali sono fondamentali. Sono fondamentali. Il pomodoro è ricco di licopene, che è un antiossidante, è un antitumorale ed è custodito soprattutto nella buccia. Diciamo che il licopene viene fuori soprattutto con la cottura. In questo caso, che sono pomodori cotti appena, sì, il contenuto di questo impotente antiossidante è soprattutto riservato alle bucce. Quindi mi raccomando, non scartiamo le bucce. Non scartiamo perché sono le piene di fibre, piene di vitamine e in questo caso abbiamo anche il licopene che è racchiuso lì. Certo, poi questo è veramente un ingrediente particolare, perché comunque è un ingrediente curato. Cioè, è un ingrediente, ecco, a chilometro zero, quindi infatti è proprio Slow Food che inizialmente ha cominciato a fare questa pratica di recupero di questa specie che era in via di estinzione. Allora, infatti noi abbiamo rapporti direttamente con i produttori. Sì. Immagino. Allora, pomodoro giallo, pomodoro rosso, una pizza un po' più grande rispetto a quella che hai preparato precedentemente. Sì. Il panetto, infatti, qui siamo intorno ai 200 grammi. Sì. Ok. E una pizza comunque tradizionale in senso tonda. Certo, questa è una pizza tradizionale tonda e questa ovviamente è la classica pizza fritta napoletana. Uh-huh. Ovviamente. Che meraviglia. Che è anche un grande street food a Napoli, quella della pizza fritta. Sì, vabbè. Lo street food napoletano è veramente una cosa eccezionale. Allora, ci hai messo sopra il baccalà, i pomodorini che hai già fatto saltare. Sì. Un baccalà che è stato appena scottato, altro grande prodotto di tradizione napoletana. Sì, sì, ed è anche un prodotto molto valido da un punto di vista nutrizionale. Pensiamo che il baccalà è solo 103 kcal per 100 grammi, quindi veramente poco, ed è ricco di proteine molto interessanti ed è un pesce completo anche da un punto di vista vitaminico, e quindi è un ottimo anche per le malattie cardiovascolari, perché è ipocolesterolemizzante, uh-huh, aiuta a ripulire le arterie dal colesterolo cattivo, quindi va bene, va bene. Va bene. È un pesce che... Questo ce l'ha provato, questa volta ce l'abbiamo fatta senza grossi problemi. Mi ha fatto sudare freddo. Che capperi sono, Antonio? Che capperi sono? Questi sono capperi costelò. Ok. E poi le olive. Olive di Gaeta. Prezzemolo. Fresca questa pizza, un po' di origano. Sì. Molto bella. Eh sì, sì, peraltro questa pizza è basilico. Questa pizza con qualche variante, con qualche piccola variante è stata premiata, vero? L'ultimo contest UNESCO. Sì, con Italia a tavola. Abbiamo fatto il Pizza UNESCO Contest e Antonio ha avuto questa menzione proprio per questa particolarità di mettere la pizza al forno, poi friggerla e poi anche la farcitura molto particolare. Certo, certo. Il contest quest'anno ha avuto la vostra media partnership, che come al solito è una media partnership fortunata, che ha portato quest'anno a 400 pizze da 25 paesi, tante pizzaiole donne, vedi? Pizzaioli ipovedenti, quindi ormai si stanno affacciando un po' tutte le categorie a questa nuova passione della pizza, intesa come arte, okay, che parla un po' a tutti. Sai che c'è? È stata rivalutata proprio la figura del pizzaiolo. Vieni qua, Antonio, non ti mettere nell'angolo. Però, se no ti scambio con Francesca, non lo so, vi voglio vedere. Sono sporcata la farina. Io ho praticamente finito. Tu hai finito, però la rivalutazione proprio della professione di pizzaiolo, no? Sì. Se pensi come è stata così... ma anche l'aspetto, cioè nel senso proprio... È sempre stato visto un po' come il cuoco di serie B. E non è così. No, anzi. Perché il pizzaiolo ha una struttura di base, una cultura di base sulla gastronomia, non è indifferente. Deve saper fare l'impasto, deve saper come abbinare gli ingredienti. Esattamente, saper gestire insomma, gli ingredienti. Quindi il pizzaiolo è molto altro. Saper conoscere gli ingredienti soprattutto. Sì, che direi che è molto importante. Oggi è fondamentale, oggi non è più come una volta, perché una volta si facevano solo, diciamo, le pizze classiche. Adesso noi, facendo queste rivisitazioni della nostra tradizione napoletana, quindi andiamo veramente ad avere nuovi orizzonti, in effetti. Certo, ma e poi devo dirti che queste ricerche sono anche molto spinte dal pubblico, che comunque... vi segue, cioè voi proponete, noi vi veniamo dietro, certo. Vi fa delle domande, è curioso, c'è la riscoperta di molti
ingredienti, c'è la riscoperta, come abbiamo visto prima, delle farine, no? Integrali, cioè semi-integrali, sì, eccetera. Sì. C'è la cura, c'è la passione, c'è anche la riscoperta dei prodotti del territorio. Ah, è fondamentale. E quindi questo è a Napoli si fa già da tanto, cioè a Napoli si fa una pizza di qualità, non finirò mai di dirlo. I migliori ingredienti, i migliori produttori, in termini qualitativi. Quindi a Napoli non si pensa tanto alla pizza di quantità, si pensa alla pizza di qualità. Quindi la facciamo già, siamo avanti. E anche dal il pubblico punto di vista. Ce lo richiede. Certo, beh. Diciamo che la pizza ci scorre nel sangue. Sì. Allora, ingredienti e procedimento di questa pizza montanara fritta e poi al forno. Prendete nota. Vi servono 300 ml di acqua, 500 g di fieno 00, 15 g di sale e il lievito, 160 g di pomodoro a piennolo, 160 g di pomodoro vernete cosannita, le olive di Gaeta nere, 120 g, scusate, le olive di Gaeta nere, 400 g di baccalà e poi ancora il prezzemolo, gli origano e i capperi. Preparate un impasto con farina, acqua, lievito e sale, lasciate lievitare per 24 ore alla temperatura di circa 20 gradi, ricavate poi 4 panetti da 200 g, stendete il panetto, friggetelo in olio extravergine di oliva, scottate il baccalà in padella con un cucchiaio d'olio, saltate in padella anche i pomodori, condite la pizza con il baccalà, i pomodori, le olive, il prezzemolo, i capperi, l'origano e il basilico fresco. Detta così sembra facile, però a farla bene è tutta un'altra storia. Che ci si beve? Che ci si beve? Che ci beviamo? Non lo devi chiedere a me. Non lo posso chiedere al nutrizionista che mi dice no, che non è vero, non è vero. Allora, si può bere una volta a settimana con la pizza, si può prendere una birra piccola o anche un bicchiere di vino e quello sgarro consentivo. Perché non si può bere bicchiere di vino giornalmente, di vino rosso? Giornalmente no, magari un giorno sì, un giorno no, l'importante è equilibrarlo con gli altri pasti della giornata. Okay. Quindi solo. Ricordiamoci sempre di far sì che la giornata sia equilibrata, ok? Benissimo. Quindi magari un mezzo bicchiere di vino al giorno, rosso, ancora meglio un giorno sì un giorno no, si può fare. Non me l'ha concesso, non ce l'ha concesso Antonio. Non mi posso venire a Londra con te? Allora, grazie ancora Francesca Marino. Grazie a voi. Grazie ancora Antonio Troncone, buon grazie viaggio per grazie. Londra. Grazie per essere stati con noi. Io faccio complimenti ancora una volta all'arte del pizzaiolo napoletano, a tutti i pizzaioli napoletani, ma anche a tutti i pizzaioli d'Italia, perché poi effettivamente la pizza è l'emblema, è un emblema per ce tutta l'Italia. Sì, ce assolutamente siete molto bravi, fate un grande lavoro per portare... Un lavoro di sacrifici? Sì. Soprattutto sacrifici. Assolutamente, grazie per essere stati con noi. Ti aspetto quando vuoi tornare. Basta che non ci parli di cose che non possiamo mangiare. Scherzo. Va bene. Grazie anche a voi. Noi ci vediamo domani con Alice Club. Se ci volete scrivere, Alice Club @alice.tv. Ciao.